replica in punta sacra, siamo felicissimi, parlavamo addirittura di triplicare, visto il successo che ha Punta Sacra, ovviamente e per fortuna sul nostro territorio, un film che per la prima volta parla e racconta il territorio come dovrebbe essere fatto. Stasera purtroppo Francesca Mazzoleni, la regista, non può essere qui, è molto molto triste perché si era riuscita a liberare, ma chi fa questo sporco lavoro, come lo definisce lei, spesso ha degli inconvenienti sul set e quindi non è potuta venire. Però c'è qui il produttore Alessandro Greco che quindi dirà due parole, ma proprio due paroline introduttive sul film. E poi alla fine avremo un incontro con alcuni dei membri del cast che avranno delle cose molto importanti da dirci e poi ci sarà lo spazio per le domande e per un eventuale dibattito, assolutamente. Prego Alessandro. Io sarò velocissimo, vi ringrazio molto di essere qui, ringrazio il Teatro di Roma, ringrazio Icon per questa seconda proiezione. Noi siamo felici che Punta Sacra sia tornato di nuovo ad Ostia. Lo diciamo sempre, ha fatto un lungo giro fuori d'Italia prima di tornare in Italia, poterlo proiettare dove noi abbiamo girato per 4 mesi è per noi molto importante. Io spero che il film vi piaccia, dopo la proiezione qualunque tipo di domanda, interesse, qualunque cosa, io sono a vostra disposizione, vi ringrazio molto e insomma, mi auguro che vi piaccia, grazie. Grazie, buona visione. Buongiorno, vorrei svuotare tutto il fiume e andare a vedere che c'è sta sotto. Ti vuoi fermare le acque? Cioè, mi sento oceano, sì. Come fa quella? Apri il mare bravo. E ti rimane qualcosa così solo per i pesci. Noi sono 8 anni che facciamo questa battaglia per levarsi da dosso il nomignolo di... i complimenti che ci facevano, brutti, sporchi e cattivi, cani sciocchi, baraccati e abusivi. Questo è grazie pure a chi è che ci ha speculato. Quando entrò la protezione civile a fare il nostro sgombro, loro entrarono per emergenza a fiume. Loro hanno sbracato solo le case al mare. Loro non hanno mai, neanche una casa a fiume è stata toccata. Penso che tra 20 anni non ci sarà più l'Iroscalo. Sì, chi te lo dice? Non c'è più nessuno. Il scalo è un po' più moderno. Per cominciare, visto che la proiezione è del territorio, io chiamerei sul palco di sicuro Franca, Silvia e anche le altre ragazze, se vogliono accompagnare Silvia a salire sul palco, penso sarebbe bellissimo avervi qui con un bel applauso. Abbiamo già avuto un incontro che è stato un incontro molto intenso, ovviamente non c'erano le stesse persone. Io in prima persona mi sono commossa tantissimo alle parole di Franca e credo molti dei partecipanti, però stasera ci sono nuove parole e soprattutto la prima a parlare sarà Silvia, che è emozionata, ma non ti preoccupare, siamo emozionate anche noi. E la cosa importante è che il film è un film realizzato da una giovane donna, ma che parla di tante generazioni di donne, quindi credo sia veramente importante che a parlare sia tu, che sei una delle generazioni delle donne che sta prendendo in l'eredità che vi state passando, ed è veramente, veramente molto importante. Quindi cioè, è inutile che parlo io, vai Silvia. Aspettami perché ti devo riprendere. Tutti in mezzo.
Buonasera, sono Silvia. Mi faccio portavoce dei giovani che vivono all'Idroscalo, la nostra terra, la nostra casa, la nostra punta sacra. Tutti noi che siamo il futuro dell'Idroscalo, crescendo prenderemo strade diverse. Io stessa in film dico che vorrei aprire un negozio di parrucchiere a Roma. Ci sarà chi viaggerà, ma in tutto questo torneremo sempre all'Idroscalo, nella nostra terra dove siamo nati, dove abbiamo le nostre radici. Chiudere la porta di casa e dire, finalmente siamo a casa. Sì, perché noi vogliamo restare qui a vivere. Ma Punta Sacra non è solo nostra. Punta Sacra, come si ostiene a dire sempre mia nonna Franca, è anche vostra. È la punta della capitale del nostro intero paese sul mare. Quindi, anche se non lo sanno, è anche di tutti quei giovani che quando si riuniscono a Piazza del Popolo con Greta Thunberg per parlare di ambiente urlando slogan tipo che ci stanno rubando il futuro, loro non sapendo nemmeno che stanno parlando di questi temi fondamentali in una capitale che si affaccia sul mare, è questo sì che è fondamentale. Peccato che nessuno se ne ricorda. A dimostrazione che la cosa più preziosa che ci hanno rubato, è prima di tutto la consapevolezza di tutto ciò che è importante, così le persone se ne dimenticano ed è più facile portarglielo via. Tanto a quel punto non se ne accorge nessuno. È quello che è sempre successo qua a Ostia, in particolare all'Idroscalo, un lembo di terra preziosissima per tutta la città di Roma, ma diventato invisibile come lo siamo stati tutti noi, che lo abitiamo e lo amiamo, per permettere ai soliti interessi di specularci sopra, senza che nessuno abbia mai alzato un solo dito per fermarli, come quando per il criminale allargamento del porto, con la scusa dell'emergenza a fiume, hanno invece abbattuto le prime casette vicino al mare. L'avete visto spiegare da mia nonna anche nel film. Ma questo non è solo un film, è la nostra vita. La nostra storia e la nostra realtà. E allora, quello che vorrei è che tutti quei giovani, a partire da quelli che vivono nella mia stessa città, invece di limitarsi a parlare in maniera astratta di ambiente o solidarietà, venissero qui sulla punta sacra della capitale a farlo e toccassero con mano cosa vogliono dire e spendessero un millesimo dell'energia che mettono per sfilare in centro per aiutarci a togliere quel velo di invisibilità che ci avvolge, per conseguire altri mostri di cemento, riuscire a mettere in sicurezza le nostre case e sostenessero il nostro sogno di realizzare alla foce del Tevere un piccolo borghetto ecosostenibile. È proprio qui, come dice sempre mia nonna, che Roma non finisce, ma inizia sul mare. Ed è proprio qui, a Punta Sacra, che potrebbe avere un cambiamento concreto per il nostro futuro. Un'ultima parola la vorrei dire ai politici che vedo in sala. Ascoltate, informatevi, ma solo con i fatti che potrete dimostrare, se verrete eletti, di fare e non solo parlare di questo nostro futuro. Grazie. Andrei anche Franca a dire le sue di parole. Vi ringrazio a tutti quanti, siamo molto felici tutti quanti insomma di vedervi qua, specialmente Stefano Salvemme, che ci tengo tanto a ringraziarti perché sono 11 anni che lotti con noi, quindi grazie. Oggi sono qui con questo foglio in mano
per mostrarvi come sia possibile che dal lontano 2011 una delibera che impegna il Comune di Roma Capitale ad eseguire le opere di messa in sicurezza dell'idroscalo di Punta Sagra sia stata tutt'oggi disattesa? Proprio così. Di sindaco a sindaca, in 10 anni nessuna amministrazione ha mai adempito al suo dovere primario di attuare le opere a salvaguardia di 500 famiglie. Però la scorsa settimana la sindaca annunciava come nulla fosse l'avvio di nuove costruzioni di case popolari all'idroscalo. Altra speculazione edilizia, che come ha fatto notare Stefano Portelli, vanno a far versare altre colate di cemento e inutile spreco di soldi. Nel nostro caso, non tenendo conto nemmeno dei tantissimi soldi pubblici dei cittadini, già spesi per eseguire le prime opere di messa in sicurezza del piccolo borgo dell'Idroscalo, che andrebbe valorizzato, non abbattuto, per costruire altri mostri di cemento. Le case popolari degli Armellini ne sono già un fallimentare esempio. Domanda: perché pensare sempre a gonfiare le tasche ai soliti costruttori quando sono stati già spesi tanti soldi per la scogliera o fronte mare? Una barriera costata già centinaia di migliaia di euro. A cosa sono serviti tutti quei soldi? Per non parlare del milione e passa messi a bando per la sua manutenzione. Se la sindaca e l'assessore Montuori, senza alcun confronto con la comunità, ne hanno già deciso le sorti firmando una delibera di sgombero e poi l'avvio di ulteriori cementificazioni, il Comune non ha ancora adempito ai suoi doveri e neanche sollecitato l'attuale amministrazione giudiziaria del porto ad eseguire i suoi tombini su tutta via dell'Idroscalo per la raccolta dell'acqua piovana a carica del privato. È tutto elencato in questa delibera. La scorsa settimana la comunità Foce del Tevere ha scritto una lettera aperta alla sindaca, ma ancora una volta nessuna risposta. Siamo però in campagna elettorale e cosa è ricicciato fuori come priorità per la nostra sindaca? Voglio lo stadio della Roma, attuonato sui social. Vi chiediamo se vi sembra normale che i voti di una tifoseria possano valere veramente più della vita di 500 famiglie. Sia chiaro che non siamo contro lo stadio, non è competenza nostra, ma urlare a gran voce che prima di procedere con questi progetti faraonici una sindaca ha il dovere di eseguire le opere per la messa in sicurezza di migliaia di vite tra donne, uomini, bambini che vivono sulla punta sacra della capitale. Questo sì, lo pretendiamo. Le nostre parole sono rivolte non solo all'attuale amministrazione, ma a tutti, anche chi ieri faceva parte della maggioranza o dell'opposizione. Voglio chiarire una cosa. L'idroscalo non è una questione di voti, ma di vita. Anzi, migliaia di vite che da anni sono state prese in giro. Questa di stasera non è una passerella elettorale, ma un luogo d'ascolto per voi, dove una ragazzina di 16 anni oggi spero vi abbia dato una grande lezione di vita e dignità, della quale spero ognuno di voi farà tesoro. Ascoltatela, ascoltateci, ma non rubate le sue e le nostre parole per fare sterili slogan elettorali. Quando e se ognuno di voi verrà eletto, allora sì che avrete modo di dimostrare con i fatti cosa siete disposti a fare, non solo a dire, per quello che può e deve diventare la degna punta sacra di una capitale che si affaccia sul mare. E sia chiaro che non permetteremo a nessuno di sradicare le radici dei nostri figli da dove sono piantate. Prima di dare voce chiaramente a Franca e a Silvia, noi abbiamo avuto modo di presentare il film più volte e quindi insomma che la voce sia data al cast, no? Che è quello che poi è il... Assolutamente. Non so se appunto, visto che lo vedo in realtà, se Stefano, antropologo, che l'altro giorno mi sono sbagliata, scusami, vuoi venire a dire qualcosa anche questa volta, perché è importante. Grazie Stefano. Una volta mi hai offeso chiamandomi sociologo. Scusami. E la ragione per cui Franca mi ha chiesto di parlare oggi è perché, come avevo detto già l'altra volta, io ho fatto un lavoro di ricerca nel quartiere dell'Idroscalo, che è un lavoro che in realtà non era mai stato fatto prima. La mia ambizione era bussare porta a porta, casa a casa, a tutti gli abitanti delle
circa 500 case dell'idroscalo e intervistare una buona parte delle circa 2000 persone che abitano nelle case autocostruite dell'idroscalo, sostanzialmente per capire come si vive, che cosa pensa la gente che vive lì, che persone sono, che persone dicono di essere più che sono, perché poi è difficile capire cos'è la gente, però si può capire che cosa dicono di essere e che cosa dicono di volere, no? Ovviamente l'ambizione era troppo grande, io nel corso del, che cos'era, 2015, 2016, una cosa del genere, sono riuscito a entrare, non per mancanza di ospitalità ovviamente, ma proprio per mancanza di tempo. Poi lavoravo in un dottorato di urbanistica, a un certo punto i miei professori hanno detto basta, hai fatto abbastanza interviste. Ho fatto un centinaio di interviste all'idroscalo di Ostia e chiaramente sono uscite un'infinità di cose. Io faccio questo lavoro da tantissimi anni, l'ho fatto in altri quartieri nel mondo e ogni volta è un'esperienza che ti cambia la vita, capire come vivono le persone, come si vive in alcuni quartieri che ci vengono sempre raccontati attraverso dei filtri, delle mitologie, degli stereotipi. E la cosa più importante che è uscita da questa ricerca è che, con l'eccezione di due persone, una persona molto anziana che viveva in una casa molto rovinata e un'altra persona che aveva perso tutta la famiglia e che non vedeva l'ora di andarsene, tutti gli abitanti dell'idroscalo mi hanno detto che volevano rimanere lì, che non avevano nessuna intenzione di andarsene da nessun'altra parte, che non avevano né voglia né bisogno di case popolari, che quello che avevano, quello di cui avevano bisogno è che fosse legittimata la loro presenza lì, che fosse messo in sicurezza il quartiere in modo da tutelare non il loro diritto alla casa, ma il loro diritto a rimanere. Questa è una cosa che non viene, cioè è un diritto che non viene ricordato molto spesso. Del diritto alla casa si parla molto, ultimamente anche del diritto alla città, ultimamente negli ultimi 30 anni anche del diritto alla città, ma del diritto a rimanere in un posto, quindi del diritto a non essere sradicati, si parla molto poco. E questa invece è una cosa molto importante. La ragione per cui io credo che sia importante e che è la ragione per cui mi ha colpito molto mentre facevo queste interviste, questa questione, è che nel frattempo io leggevo sui giornali, e stiamo parlando del 2014-2015, una serie di articoli che mi presentavano l'idroscalo come, e lo sapete, favela, idroscalo, le vite dei miserabili che vivono nelle case senza acqua, né luce, la calce, la mafia, i criminali e tutta una serie di stereotipi terrificanti, campati in aria, senza radici, senza senso, finalizzati a legittimare cosa? Lo sradicamento. Mettetevi nei miei panni, dopo la presentazione che ha fatto Stefano degli urbanisti, architetti, dove mi appendo? Allora intanto faccio veramente i complimenti incredibili a questo film, stupendo, proprio bello, proprio pieno di, cioè, di umanità. Allora posso cominciare da questo, perché secondo me se riacchiappiamo questo filo noi andiamo finalmente alla soluzione di un problema che dura da 60 anni. Vabbè, allora c'è la voglia dentro il film, questo mi ha colpito molto, di vivere in maniera dignitosa, felice, la felicità, se posso dire. Allora, siccome io non faccio parte della banda degli urbanisti che ha devastato l'Italia, ma anzi ho combattuto e combatto ancora tanto, vi posso dire che Adriano Olivetti, che non era un urbanista, che era solo un grande industriale, ho pensato che lui c'ha sul libro paga qualche cosa come 30.000 persone, cioè lui non è che fa sogni, lui dà da vivere a 30.000 famiglie. E lui dice una cosa che mi ha sempre colpito, che ripeto sempre, quindi chi mi ha sentito dice, oh, questo strazio. Olivetti dice che la fabbrica, il suo lavoro, serve per dare il sostentamento alle famiglie, che è una cosa fondamentale. La città serve per l'evoluzione spirituale delle persone. Pensate, un laico, un socialista, cioè una persona stupenda, apertissima, padre valdese, ma insomma... Una grande storia. Lui parla di evoluzione spirituale. E che facciamo? L'evoluzione spirituale ce l'ho se forse domani mi sgomberano, oppure dopodomani riviene un'altra volta Alemanno Bis che mi manda via. Scusate, ci sarà un modo civile per vivere dentro questa città? Faccio due soli passaggi e poi la finisco.
io me ne vado da questa esperienza molto sofferta con la giunta, come la chiamo io, dei terrapiattisti, cioè di quelli che la terra è piatta, allora arrivederci e grazie. Quando devo fare, nonostante io non avessi nessuna delega, però mi cerca la Digos e mi dice: ma lei è sempre disponibile? Insomma, ci sono 120 persone sopra un terrazzo di un palazzo a San Paolo, ovviamente abbandonato, quindi scuro, non c'è niente. Di notte, io alle 11:30 salgo lì per convincerli a scendere. Guardate, non me lo posso dimenticare, è successo una settimana prima della mia rottura con questa gente senza spirito, perché lì c'erano bambini in carrozzina, c'erano due persone che stavano a cavalcioni sul cornicione. Allora dice: possibile che c'è gente a Roma che ancora non c'ha casa? Sì, c'è gente che a Roma non c'ha casa. Perché? Perché ha vinto la concezione che è quella che diceva Stefano, cioè o ci avete i soldi o non avete diritto a vivere in questa città. Allora prendo due punti del film che veramente mi hanno fatto sognare e finisco. Primo punto: la mamma che dice che bisogna studiare, e c'ha ragione, perché davvero uno è l'evoluzione, è il sogno di Olivetti, è il fatto di andare avanti, quella è la città, che tutti hanno la possibilità di andare avanti. La seconda è quell'altra, cioè, ma insomma, per andare a Ostia, madonna che disastro che è. Allora avevo proposto, ovviamente prendendomi gli sberleffi dei terrapiattisti, che a Ostia ci fosse, Ostia c'ha 100.000, che lo dico a voi, c'ha 100.000 abitanti, io conosco città della Svizzera di 60.000 abitanti che hanno un tram. Allora il tram va dall'ospedale, fa l'asse 1 degli assi o 2, insomma, quello che vuoi. Ostia si presta in maniera stupenda perché è ordinata, se ne va a Piazza Gasparri e poi fa capolinea vicino a... Ma che vi sembra brutta una cosa del genere? Cioè, ma spendiamo i soldi. Allora, i soldi sono questi. Io non so chi l'ha citato, il fatto dei residence, forse Stefano. Sapete che cosa ho scoperto? Per poi queste cose le tengono dentro la pentola. Sapete che ho scoperto in quei 9 mesi? Il Comune di Roma spende 28 milioni all'anno. 28 milioni all'anno per pagare la gente per farla vivere in residence, che basterebbe vederli un minuto per dire: quelli vanno chiusi, basta, bisogna, quelli sì, vanno demoliti, non le case. 28 milioni all'anno, in 10 anni sono 280 milioni, in 20 anni è mezzo miliardo, e questi vanno avanti per 30 anni. Scusate, quante case costruiamo per quello che è stato sfrattato per un motivo chissà quale, eccetera, eccetera? Mica dico per voi, dico in generale. Allora dobbiamo tornare alla concezione pubblica delle città. Noi abbiamo bevuto per 30 anni, apposta dicevo 30 anni, che la città è un fatto solo privato. Chi non c'ha i soldi se ne può andare, arrivederci, tante grazie, non c'ha diritti. Dobbiamo ritornare, perché è maturo il fatto, abbiamo creato delle città infelici. Allora la felicità c'è in quella volontà degli abitanti di stare bene, di poter vivere bene, di avere una speranza nella vita. Dobbiamo ridare una speranza a Roma, punto. E allora ci siamo, perché anche questo film è meraviglioso, aiuta a pensare che c'è una speranza. Allora è con questa speranza che voi da là non ve ne andate, e costruiremo una città bella col tram a 50 metri da quelle case. Grazie a tutti.